Ciao a tutti, parliamo di dragona, eccola qua, questa è la dragona, questo pezzettino, come si adopera questo pezzettino? Questo pezzettino si mette in questo modo, ce ne sono di vari tipi, a dito, a polso, ce ne sono tantissimi, veramente tanti e normalmente al corso per neofiti che avete fatto o che andrete a fare ve lo faranno mettere, ma questa dragona servirà soprattutto per l'arco olimpico, per il compound e per l'arco nudo è inutile, è assolutamente inutile e a mio modesto parere assolutamente fuorviante. A cosa serve la dragona nell'arco olimpico? Siccome abbiamo una massa molto spostata in avanti, massa provoca inerzia, l'inerzia si oppone all'accelerazione e questo serve appunto a smorzare e attutire molti errori che si hanno col rilascio e con la presa sulla grip, oltre ovviamente a stabilizzare l'arco durante l'uscita del clicker, ma soprattutto nell'arco olimpico serve a mantenere la mano morbida e l'arco partirà in avanti, in questo modo qua. Nell'arco nudo non si fa, non serve. I puristi degli accessori vogliono assolutamente che questo serva. No, non serve. Via, sparita. Sparita, non serve. Come si tira? Esattamente come sta scritto sul libretto che la World Archery vi ha consegnato durante il corso, se non ve l'ha consegnato fatevelo dare, in cui si dice che l'impugnatura si prende come si impugna come un grappolo d'uva, quindi si tiene stretta nel modo giusto, esattamente come se stringessi un grappolo d'uva, in questo modo, uno, due, stringo l'impugnatura come un grappolo d'uva, e lascio andare. Vedete, il polso si è rilassato, l'arco è rimasto perfettamente dritto, lo rivediamo, uno, due, dovete, è difficile, è facile, no, non è facile, ovviamente non è facile, è difficile tirare con l'arco, è difficile vincere, è difficile fare i punti, è difficile. La dragona non usatela. Perché non la dovete usare? Perché non dovete lanciare l'arco, l'arco va tenuto, se no aumentate, se non riuscite ad avere un allineamento perfetto, se è controproducente, se non riuscite ad avere un allineamento perfetto, e per allineamento perfetto intendo un allineamento di questo tipo, e cioè perfettamente, io non ne vedo in giro che si tirano in questo modo. Se non avete un allineamento perfetto, al rilascio l'arco ruoterà su se stesso proprio mentre viene spinto dalla corda. Quindi la dragona, via, via la dragona, via la dragona. D'altronde gli arcieri che utilizzano gli archi tradizionali, ecco, questo è un arco tradizionale non ha bisogno di dragona. Sono stupidi quelli che usano l'arco tradizionale? Non credo. Ecco, prendiamo sotto cocca un arco tradizionale, facciamo la nostra scelta della parabola, gli allineamenti e tiriamo. Ecco fatto, ecco il tiro di un arco tradizionale. Quindi provate a tirare senza dragona, stringete l'arco come un grappolo d'uva, non lo dovete strizzare, stringete l'arco come un grappolo d'uva, sempre con le nocche a 45 gradi, ricordatevi, sempre le nocche a 45 gradi, il punto di pressione deve essere questo, se l'arco vi scivola mettete sulla grip qualcosa di abrasivo, ok? Scrivete nei commenti se avete qualcosa da chiedere, io rispondo a tutti. Ricordatevi del libro, il libro è molto interessante. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di schiacciare sulla campanella. Ciao!